tell you about a thing that goes around. Everybody doing it from the grown-ups down. Learn how to move your head. Learn how to move your legs. Learn how to move your legs. Gonna shake your hips. Do the hip shake, babe. Do the hip shake, babe. Town. Don't let 'em move your head. Don't let 'em move your legs. Don't let 'em move your legs. Gonna shake your head. Do the hip shake, babe. Do the hip shake, babe. Do the hip shake, babe. Shake your hips, babe. And I say. Ragazzi, come state? Fabio Treves, Alex Kid Gariazzo, tutto bene? Siamo emozionati perché siamo ritornati sul luogo dei nostri incontri. Quanto tempo è passato, però abbiamo trovato... Ma tu sei uguale. Sempre uguale. Anche tu sei sempre uguale. No, tu hai la barba. Anche Jack è sempre uguale. Jack è sempre uguale, questa voce calda, profonda. Anche cari questi amici. Fly case sono sempre uguali. Sì, sono senza parole e non solo io, tutti i ragazzi a casa stanno arrivando un sacco di complimenti. Matteo Brera vi scrive grandi bluesman. Giovanni Muggeri dice questa sì che è musica. Mario Fasano invece dice ciao, ho condiviso come sempre. Questo è importante, lo diciamo a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Oggi è una puntata speciale con della musica incredibile, con il grande Puma e Alex che ci deliziano con la loro musica, quindi condividete. Riccardo Di Vito ti dice Treves sei un'icona. E io devo dire invece a Riccardo e a tutti gli altri, permettetemi di fare i saluti al mio fratello, al mio fratellone, al mio blues brother. Ciao Pino! E come dici tu, Sass, saluto Massaura. Ciao Pino. È sempre bello arrivare qua, Alex, anche bellissimo. Perché ci permette di suonare dal vivo e non sono tante le situazioni che permettono di suonare il blues come intendiamo noi, il blues o il rock, perché poi ricordiamoci che, come diceva Muddy Waters, the blues had a baby and they named it rock and roll. Il rock and roll e il blues sono
sono imparentati, strettamente imparentati. Jack, sai che ci mancava Rock TV? Anche voi ci mancavate, infatti quando Fabio ha detto torniamo, c'è stato un sussulto. A volte ritornano. E vai, ci sono un sacco di messaggi ragazzi, però io farei parlare ancora la musica se avete voglia, perché è troppo bello. Allora, noi siamo pochi giorni fa, purtroppo ci ha lasciato il re del rock and roll, incontrastato il re del rock and roll, Chuck Berry. Una volta in un'intervista John Lennon disse: se volessero da un momento all'altro cambiare il nome al rock and roll, dovrebbero chiamarlo semplicemente Chuck Berry. Sante parole di John. E quindi dedicato al mitico Chuck, che ha influenzato tantissime band e tantissimi chitarristi, questo brano che dedichiamo a tutti gli amici in ascolto, in video, come si dice? In streaming. Okay. In questa diretta. E questo era veramente emblematico di una scelta che Chuck Berry faceva. Roll over Beethoven, rovescia Beethoven, cambia il modo di ascoltare la musica. Sono parole, ragazzi. Roll over Beethoven. Tutti i ragazzi che ci stanno seguendo sono in estasi, solo che mandano solo complimenti, ve ne leggo un po'. Andrew De Mattias, grandi, viva la musica. Antoianni, che bello vedere due bluesmen su Rock TV, siete grandissimi. Rock and roll, peace and love, Mario Fasano. Matteo Bassofin che scrive: grande Fabio, un saluto da Matteo, il lavamacchine. Allora, non è vero che i giovani ascoltano soltanto la De Filippi, X Factor e Italian Got Talent. Da quelli che guardano Rock TV, E poi noi siamo dal vivo, non è che qualcuno pensa, però sono lì che c'hanno il playback. No, qua è tutto sudore. Pare il fatto che suonare con Alex The Kid Gariazzo è come andare in giro con le pantofole, non si fa neanche tanta fatica. Vabbè, però potete immaginare la fortuna di suonare con Fabio Treves invece, cioè è una cosa unica, una fortuna, un privilegio e un piacere. Bravo. Capita raramente, bravo. Ma sono senza parole veramente oggi, fatico a leggere i messaggi perché sentirvi suonare qui davanti a voi è proprio una grande emozione. Gennaro Porcelli scrive, un caro abbraccio. Gennaro Porcelli è il chitarrista di Edoardo Bennato. Gennaro, ti vogliamo bene, salutami a Edoardo. Angelo Saracino scrive: splendida serata con voi all'Auditorium a Milano qualche anno fa. Bravo, bella, bella serata. Per quella i 40 si anni della Treves Blues Band. C'erano un sacco di ospiti, sì. Elio Le Storie Tese, Eugenio Finardi, Paola Folli, il Bonfa, e poi chi c'era ancora qualcun altro. Andrea Pegoraro. Steph Burns. Salutiamo Steph. Andrea Pegoraro vi scrive: grande Alex, ci manchi a Sonoria.
Massimiliano, Max Timò, sempre grandissimi, la quantità di complimenti, ragazzi, se li leggo tutti andiamo avanti un'ora a leggere messaggi. Mario scrive: la musica e i sogni sono il carburante della vita. E vai, abbiamo anche i poeti in ascolto, vai Mario. E adesso poi c'è un amico a cui dedicherei un altro pezzo, che è Ezio Noto, che dice: amo Treves, da sempre, dalla Sicilia col furgone. E vai, ciao Ezio. Quest'anno non andiamo in Sicilia, non andiamo per adesso in Sicilia. Non c'è ancora niente. Per adesso ancora niente. C'è la però, Puglia. Visto che dopo mi dimentico, sì. Sabato 29 aprile. Siamo a Trieste. A Trieste, al Teatro Miela. Sì. Perché ci hanno chiamato gli amici dell'associazione Calling the Boss. Calling the Boss, ci hanno ascoltato l'anno scorso al Circo Massimo a suonare prima di Springsteen e ci hanno voluto quest'anno alla loro iniziativa. Quindi sabato 29 aprile a Trieste. Eh sì, perché Plus Band. Ne sono successe di cose dall'ultima volta che siamo venuti qua. Mamma mia. E il tour dei Deep Purple, non abbiamo raccontato il tour dei Deep Purple. Mamma mia. I nostri amici, quante cose. Ci toccherà tornare. Ti ricordi Roger Glover cosa ha detto? Ragazzi, dovevo raccontare questo aneddoto, certo. Perché è bello. Cioè, Fabio in camerino, a torso nudo, che si sta cambiando, bussano. Cioè, entra Roger Glover. Posso? Il bassista di Deep Purple, che viene a farci i complimenti, a dire: io sono cresciuto con la vostra musica. Io a 13 anni ascoltavo il blues e io ho detto: io a 13 anni ascoltavo i tuoi pezzi. Detto, guarda un po', ti capisco. Ok. Grandi soddisfazioni, gran bei momenti, come si diceva una volta, good vibration, buone vibrazioni. E poi perché la boss, musica, quella bella boss. Fatta col cuore, dà sempre delle buone vibrazioni. Sì, questo è un insegnamento per tutti quelli giovani che ci stanno ascoltando. Suonate col cuore, con la passione, vedrete che prima o poi arrivano tanti bei successi e divertimenti. E con grande umiltà, perché a Roma, appunto, lo scorso anno noi abbiamo aperto il concerto di Bruce Springsteen davanti a 60.000 spettatori e a metà del nostro concerto il boss si è affacciato a guardarci suonare e alla fine ci ha aspettato per farci complimenti e, insomma, non è che lo facciano tutti, Ho visto la foto. Nel nostro ambiente, quindi... Che bello. Per me è come se avessi segnato un gol a San Siro su assist di Gianni Rivera alla finale di Coppa dei Campioni. E velo di Van Basten. Sul velo di Van Basten, sì. Grande. Ciao Bruce. Didier Cartas scrive: ehi Jack, mi puoi fare due favori? Quando finisce questa bellissima musica, mi puoi salutare e fare i complimenti a quei due boss? Grazie. E poi saluta anche Pino. E io, ragazzi, se ci avete deliziato, ne chiediamo altra. Musica. Questa invece è una... È un traditional. È un traditional molto bello, lanciato, pensate, più di 50 anni fa da un gruppo che si chiamava The Animals. Il brano si chiama The House of the Rising Sun e questo è il nostro arrangiamento country blues. Ci siamo! There is a house in New Orleans, they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy, and God, you know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase in a trunk. I'm going back to New Orleans to wear my ball and chain. All right. Yeah.
has been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. 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 Thank you. The House of the Rising Sun. Pietro Big Boy Maniscalco scrive pelle d'oca. Fatti vedere che io ho messo il giubbottino per evitarla. Ugo Fornirossi, Roll Over Beethoven. Marco Carsana, Travis Bruce Bland, eroi. Rosario Giancondieri, senti che sound, grandi. Gianluca Porrino, finalmente musica, un trionfo, ragazzi. Caro Jack, ma sai perché arrivano tante belle dimostrazioni di affetto? Perché la gente, anche quella brava, competente, non è più abituata a sentire la musica dal vivo. Purtroppo ormai la televisione, le radio, difficilmente si sente gente che suona dal vivo, e quindi questa nostra apparizione è un valore aggiunto, parlo bene. Puoi dirlo forte, puoi dirlo forte. Maria Rossi ti dice, è tornato il Puma, finalmente. E vai. Puma is back. Tutti. Ciao Maria. Ma noi tutti questi li aspettiamo ai concerti. Sì, sì, sì. È tutto uno solo, non c'è una domanda, sono solo complimenti. Perché va bene che siamo a Trieste il 29 aprile, ma poi siamo a giugno alla Crociera Blues, al Festival Delta Blues a Rovigo. Siamo anche a San Donato Milanese. A San Donato Milanese siamo il 7. A tal proposito, maestro, io dico, se non conoscete ancora, trevesbluesband.com, lì ci sono tutti i concerti, ci sono tutti i contatti. E quindi speriamo di vedervi numerosi. Adesso poi arriva il caldo e il blues. La bella stagione, il blues vanno bene. Bravo, Jack, sei troppo avanti. Mario Fasano scrive, grandissimi. Come rallegrare una giornata nuvolosa? Un abbraccio da un hippie. Peace and love. Paolo Guerra, finalmente bentornati. Ragazzi, è un trionfo di complimenti. Benissimo. Nessuno allora vi fa domande, tutti muti e allora, ad ascoltare la vostra musica. E allora, Jack, se non ci sono domande, noi ne approfitteremmo per fare ancora qualcosa dedicato magari a chi? A qualcuno che ci sta particolarmente a cuore. Cos'è che possiamo estrarre dal cilindro? Estraiamo dal cilindro un Walking Blues. Oh, perché, sì, perché Robert sì. Johnson è la leggenda del blues. I no? blues che camminano, Robert Johnson. Robert Johnson è una delle figure più leggendarie della storia del blues, no? Perché si dice che abbia firmato questo patto col diavolo al crocifisso. È morto giovanissimo. È il primo del club dei 27, del famoso. E ha lasciato soltanto 37 blues. E i suoi blues sono suonati a quasi 80 anni dalla sua morte, sono ancora suonati in giro per il mondo. Esatto. Ed era anche un idolo, tra l'altro, delle Zeppelin, degli Who e di tanti, e altri. Di tanti altri. Partiamo con Walking Blues. Woke up this morning, I feel round for my shoes. You know I had this mean old walking blues. Woke up this morning, I feel round for my shoes. I've been mistreated, baby, I believe I got this walking blues. Some people tell me that walking blues ain't bad. It's the worst old feeling, baby, I'm still ahead. Some people tell me the walking blues ain't bad. It's the worst old feeling, baby, I'm ever in. Take it away, Shona, Shona. Oh,
time for the people, come on, show it up all ragazzi. Grazie Jack. Vi fa una bella domanda a Didier Corta, anch'io sono curioso di saperlo. Ma voi due come vi siete conosciuti? Correva l'anno 1994. E ancora non c'erano Facebook, non c'erano i social. E io avevo bisogno di un chitarrista giusto per la Travis Blues Band. E Massimo Serra, che saluto, batterista della Travis Blues Band, storico, mi disse: guarda che qui a Vigliano, a Biella, dalle mie parti, c'è uno giovane che può andare bene. Ci siamo conosciuti nel 94 e quindi sono 23 anni che lui suona nella Travis Blues Band. Io l'ho chiamato Kid perché era poco più che un ragazzino. Beh, ma anche adesso. E adesso festeggiamo 23 anni di Travis Blues Band e io sono felice di aver potuto far ascoltare Alex ad anche grandi musicisti che hanno apprezzato il suo stile, la sua grinta, la sua voce. Warren Haynes, Joe Bonamassa, Steve Barnes, John Popper, con cui abbiamo suonato, John Popper, su che abbiamo suonato qui. Case, anche Warren Haynes. Insomma, sono felice di averlo tirato su, come si dice in gergo, e di avergli fatto capire che il blues è veramente il padre o la madre di tutte le altre musiche belle. E io te ne sono grato, guarda, tuttora. Ti ricordi che avevo già questa chitarra? Sì, questa avevo vecchia già questa Gibson chitarra. Les Paul Deluxe Gold Top, scrostatissima e rovinata. Parole sante, ragazzi. Mister Anthony però dice la cosa più giusta e dice: Jack, perdere tempo a fare domande a questi due grandi blues, le man, è un peccato, ogni secondo è prezioso, lasciamoli suonare. Allora, grazie, Mister Anthony, grazie. Questo lo dico per i chitarristi in ascolto, oltre alla mia Gibson Gold Top, oggi ho questo splendido Peavey, che senti come lavora la molla, con un bel cono Celestion, questo Classic 30 che da quest'anno è distribuito da Master Music, per cui facciamo pubblicità ai miei amici della Master Music. Mi puoi far sentire il classico Anda Rock, ma quello giusto. Allora, io sai, sto fermo. Ma sai cosa approfitto? Approfitto sì. Di un pezzo in particolare. Sì. Perché tu hai una maglietta speciale. Sì, Rolling Stones. Allora, tutti gli amici in ascolto, vi siete resi conto che disco hanno fatto i Rolling Stones quest'anno? Ah, cioè, fantastico. I Rolling Stones quest'anno hanno fatto un disco di blues, ma come si deve. Cioè, proprio registrato vecchio stile. Verità. Incredibile. E con qual è il pezzo d'apertura nonché il singolo scelto dagli Stones? Just Your Fool di Little Walter, che è l'armonicista preferito di Fabio Treves, che è il brano di apertura dei concerti della Travis Blues Band da tanti anni. Va bene che Chuck Leavell è nostro amico, suonato nei dischi della Travis Blues Band, del pianista dei Rolling Stones, però secondo me gli hai dato una soffiata tu. Sì, prima dei Rolling Stones, però io chiudo gli occhi. Sì. Fammi sentire un accordo alla ACDC con la Les Paul. ACDC? Ma sì, così proprio. Tutto il più dopo. Basta, adesso ritorniamo a sonorità più console al blues. Just Your Fool. Just one, Your Fool. Two, one, two, three. Someone else, I am crazy. You are my baby, I'm just your fool. Just your fool, I must confess. Still love you, baby, not someone else. I am no lying, no use in driving, I'm just your fool. You must be trying to drive me crazy. Don't ask the reason why.
someone new. Gonna buy me a shirt, gonna shoot it at you. I am flying, no use in driving, I'm just your fool. Che spettacolo, ragazzi! A casa condividete questa puntata, la devono vedere tutti. Lezioni di blues e rock and roll, spettacolo. I complimenti continuano, tutti mille domande. Didier vi chiede, fa una domanda interessante, mi interessa saperlo: cosa ne pensate dei Doors e dei Nirvana? Allora, i Doors e Nirvana sono due tra i miei gruppi preferiti. Io ero uno di quelli presenti al Bloom di Mezzago al concerto dei Nirvana, eravamo 80-90, non di più. I Doors li ho visti a uno degli ultimi grandi appuntamenti musicali nel 1970, ai 5 giorni dell'Isola di Wight, ma Jim Morrison è stato da sempre uno dei miei grandi artisti preferiti, ma i Doors tutti avevano aperto le frontiere della musica rock, blues, psichedelica, eccetera, eccetera. Faccio un piccolo excursus. Nell'ultimo disco dei Deep Purple, che si intitola Infinite, il pezzo di chiusura è Roadhouse Blues dei Doors. Il cerchio si chiude, e in Nirvana, nel loro Unplugged, che è un po' il testamento, hanno eseguito Where Did You Sleep Last Night di Led Belly, che è uno dei più grandi blues. Un brano scritto nei primissimi anni 40 ed è stato ripreso da Nirvana. Come non amare questi due gruppi? Ragazzi, è volata mezz'ora, sono sembrati due minuti e mezzo. Però vi facciamo suonare ancora, quindi chiuderemo con le domande, con la domanda di Antoianni, che dice: domanda per Alex, qual è il tuo chitarrista preferito in assoluto? Bella domanda, potrei stare qua una mezz'oretta, perché partiamo da Hendrix, a passare a Stevie Ray Vaughan, a tutta la scena dei chitarristi acustici, ce ne sono troppi, ognuno ha un suo bello. Jeff Beck è uno dei più sottovalutati in assoluto, a mio avviso, nel senso concordo, che è uno dei più grandi e tutti se lo dimenticano sempre. Attualmente Derek Trax e Warren Haynes. Warren Haynes, che è stato qui e che salutiamo, perché prossimamente sarà in Italia, qua vicino a Milano, mi sembra al Live di Trezzo, chissà. In giugno. Magari lo invitiamo. E chissà, magari sì, se gli diciamo che siamo qua, potremmo fare una puntata speciale Jack con Warren Haynes e God Mule, che ci racconterà qualcosa magari della sua esperienza con gli Allman Brothers. Spettacolo. Caro Ale, cosa gli facciamo ascoltare? C'è un ultimo messaggio con cui chiudiamo, di Simone Jam, che dice: voglio anch'io suonare l'armonica così. E così vediamo. Se ce l'ho fatta io, ce la puoi fare anche tu, carissimo. Grazie di cuore, grazie. Vi vogliamo grazie bene. A voi. Ciao Jack. Un abbraccio. Ciao Gino, ciao a tutti. I can get no satisfaction. And I try. I can't get no. Well, I'm watching my TV, and that man comes on to tell me how white my shirt can be. And he does his bow the same cigarette as me. I said, I can't get no. No. Hey, that's what I say. I can get no satisfaction.
satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try and I try and I try and I try. I can't get no. Well, I'm watching rock TV, and that man comes on to tell me how white my shirts can be, and he does smoke the same cigarette as me. I said, I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. That's what I say. I can't get no satisfaction.